Lasioli, parlate di propaganda del centrodestra per quanto riguarda il problema sicurezza a Pescara, amministrazione in carica da pochi mesi, però ci sono delle cose che secondo voi non vanno? Assolutamente sì, le pagine dei giornali ci testimoniano tanti problemi della città di Pescara ogni giorno. Guardate, chi ha vinto e attualmente governa la città, cioè la Lega e il centrodestra in generale, prometteva l'esercito. Il 16 agosto sono tornati con una conferenza stampa la Lega promettendo gruppi WhatsApp tra cittadini per il controllo del territorio, mai più problemi di illuminazione, vigili H24, e noi tutte queste cose assolutamente non le abbiamo viste, né si sta lavorando per metterle in pratica. Le uniche cose che tornano alla ribalta ogni volta sono queste famose telecamere, che sono un progetto che viene dal centro-sinistra e su cui noi anzi chiediamo di collaborare per la dislocazione effettiva prima che si approvi il progetto esecutivo. Noi vogliamo ribadire oggi in maniera chiara e fare anche delle proposte che la sicurezza è affidata principalmente alle forze dell'ordine, a cui va il nostro personale ringraziamento per quello che fanno, soprattutto considerando i mezzi e gli uomini a disposizione. Oggi abbiamo snocciolato anche dei numeri, solo la squadra volante della Questura di Pescara ha perso 17 unità dal 2017 a oggi, a fronte di un rimpinguimento di personale negli anni 2019-2021, cioè in questo triennio, di 22 persone, che assolutamente quindi non copriranno quelle che sono andate via. Soprattutto c'è anche la quota 100 all'orizzonte e sicuramente questo non favorisce il controllo del territorio. Quindi le forze politiche tutte insieme chiediamo di essere mature nel chiedere di rafforzare la Questura di Pescara in base ai carichi effettivi di lavoro, cosa che non è stata fatta da tantissimo tempo, al Comune di Pescara di azionare i vigili H24 che ci permetteranno di refertare quantomeno i sinistri stradali e quindi di evitare di togliere le volanti al controllo dei quadranti a cui sono state assegnate. E poi chiediamo anche che il reparto di prevenzione crimine, come sta avvenendo in questi giorni, ma non soltanto per un periodo limitato, sia diretto alla sorveglianza della città di Pescara quando non sono impegnati per i compiti per cui sono state create. Insomma, sono una serie di proposte che noi chiediamo di poter esporre al prefetto in un incontro che come gruppo del Partito Democratico comunale e regionale abbiamo avanzato oggi. A proposito di sicurezza, la Giunta Masci ha annunciato che nelle prossime settimane ci saranno nuove telecamere in città. Sì, è un progetto del centro-sinistra, probabilmente ci dicono che per metà novembre ci sarà il progetto esecutivo, ma prima che questo progetto esecutivo arrivi in giunta, il gruppo del Partito Comunale, del PD, ha chiesto appunto di collaborare per la dislocazione di queste telecamere sul territorio. Ma le telecamere sul territorio, se possono aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, non sono assolutamente risolutive in autonomia.